Nicola Cione, www.tv, siamo qui al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, siamo alla terza giornata, seconda giornata, sono un po' fuori fase, in compagnia di Claudia Sterzi, segretaria dell'ARA. Buonasera. Dell'ARA, che è l'Associazione Radicali Antiprevenzionisti, che conduce su Libri TV una rubrica che si chiama Ligero Furia, una trasmissione, un format vero e proprio, e ha fatto un intervento questa mattina, credo si sia venuto a parlare, e in cui ha parlato insomma di cose che riguardano importanti, perché secondo me sono importanti perché riguardano un po' tutto il movimento, cioè un pochino anche di, non si è fermato sull'analisi un pochino del post voto eccetera, oppure dei problemi particolaristici, insomma ha parlato un po' del partito carismatico, ecco, ci vuole stare un pochino quello che c'è principale. Sì, ho visto qui c'è anche l'opinione di Riccardo, mi ha preso durante il mio intervento, e ho sentito anche altre persone che mi hanno chiesto questa cosa del movimento carismatico, ha segnato lui. È stato un approfondimento, insomma, credo, perché visto che Marco ci parla da ormai da anni, penso da quando l'ascolto e quindi da tantissimi anni fa, lo fai tenere bene, è più vicino. E quindi ci parla di Max Weber, ci parla del carismatico, del fatto che chi ha un carisma non ha bisogno di avere cariche, anzi non è continuo che abbia cariche all'interno del movimento, e quindi ho voluto approfondire un attimo, che poi se no se le cose se non sono bene di fondo si rischia anche di non portare elementi nuovi al dialogo, perché alla fine sono cose che vengono ripetute. E quindi sono le forme di Mondego. Ho andato per prima, è vero, ma andato per prima perché la sera precedente non c'era stato spazio di parlare per nessuno, perché Marco subito dopo Gozzi ha iniziato un intervento lunghetto che ci ha portato fino alle 8:57, quindi a 3 minuti dalla chiusura dei lavori, e quindi c'erano le persone iscritte a parlare, che poi ci sono le iscritte, e la mattina per la fine non c'è più nessuno a parlare, e quindi ho aperto io questa mattina. Ho parlato di alcuni aspetti, quello che mi interessava a me era di fornire elementi per il rafforzamento a questo progetto che Mario Stadamini ci ha presentato nella sua relazione introduttiva, che è l'iniziativa politica concreta da fare dall'attuale partire attraverso l'iniziativa di raccogliere il film referendum. Non ha una violenza classicamente radicale, tradizionalmente radicale, cioè una contraindicazione all'interno radicale, ma adesso ha fatto un intervento in cui ci ha parlato molto di Europa, delle cose interessanti sull'Europa, però in fondo anche lei poi ha detto esattamente che la possibilità di un'iniziativa referendaria non contrasta affatto con il soggetto politico di amnistia, giustizia, libertà e diritto, anzi è sinergico e pensiero, perché il referendum non contrasta con la violenza, addirittura aggiungo io questa mattina, il referendum è un atto di violenza in quanto arma di democrazia diretta. E quindi un ricordo aveva un certo politico che ha tre tipi di categorie, poi il tipo non esiste nella realtà come essere individuo, però è una raffigurazione astratta di un tipo di cui ha parlato del potere carismatico nel quale non si obbedisce a una cosa che c'è una legge scritta, ma solamente perché crediamo in lui, il potere carismatico. Poi c'è il potere tradizionale che parla del popolo, l'eterno ieri, non parla della cittadinanza perché non cambiamo le passate battaglie, questo è più presente molto nei radicali, ma c'è una cosa di percorrere delle gente, no? Oppure si sente questo, sì, non sapere, non va per nobis, no? Esatto, questa forma di tania quasi, per cui è proprio un'arma di democrazia non diretta, e quindi è un'arma non violenta che fa parte della panoplia, che è un po' e quindi perché adesso io chiedo a Marco di intervenire, in effetti, cioè, ho fatto notare, cioè
fatta gli appunti, fatto di Pannella che si affaccia al salone, dite fate questo, vogliamo legalizzare il potere carismatico, semplicemente si mette nello statuto esattamente questo, la mattina Pannella primo si alza e fa un editto ogni mattina e tutti volontariamente, perché sanno che c'è scritto nel regolamento, aderiscono a questo tipo di scofano, non è una cosa impossibile, voglio dire. Il terzo potere è quello legale e razionale, ed è quello che naturalmente in un'ottica dell'Ottocento, perché Weber è un uomo che nasce nell'Ottocento, era il fatto del selvaggio che usciva dalla selvaggeria e diventava un dominio civile che si dava delle leggi, per cui il rispetto non era per la persona ma per le leggi, e quindi il potere razionale e legale. Claudia, l'opportunità diciamo di questa tua analisi ha a che vedere ovviamente un pochino col momento che sta passando, un po' il movimento radicale, c'è certo effervescenza e un po' di sì, purtroppo anche di forze centrifughe che un pochino allontanano qualcuno della base, associazioni, riunioni, su queste cose qua che ne pensi? Pensi che porteranno un qualcosa di buono, dovrebbero essere più attenzionate o... Guarda, io penso che si fa politica con le iniziative, e questa è una cosa in più, si fa politica con le iniziative, per cui penso che la ripresa di un'iniziativa di radicali italiani potrebbe proprio essere quello che coinvolge, perché poi è collegato al referendum locali, perché è una forma autonoma in cui uno aderisce sia alla campagna romanocentrica, eccetera, eccetera, però anche ci mette in campo e fa in qualche maniera, come si dice, partecipazione, con partecipazione del progetto praticamente, in cui ci stanno i referendum nazionali, però ci puoi anche inserire dei referendum locali, e quindi potrebbe essere proprio quello che forse è affidato di più all'autonomia delle varie associazioni, potrebbe recuperare un certo tipo di rapporto di collaborazione. Radicali italiani è in un brutto frangente, perché è attaccato da due parti, è attaccato dall'interno fortemente, perché lo vogliono chiudere, lo dicono continuamente, e sono stati contrari diversi dirigenti all'iniziativa di Mario, e l'hanno detto spesso in maniera molto chiara e molto forte, perché dicono toglie spazio all'amnistia, giustizia e libertà, mentre invece dall'altra parte si nasconde che anzi la rafforza. E c'è anche il discorso un'analisi anche del risultato elettorale. Un'analisi del risultato elettorale, certo, come è possibile le risorse da mettere in campo, e poi anche il discorso che dicono prima bisogna fare una riunione d'area, ma sono mesi, sono anni, cioè che facciano i dirigenti questa riunione d'area, e a un certo punto se vogliono poi decidere di chiudere dei soggetti e di tenerne aperti altri, che lo facciano, però rendano una struttura agibile, altrimenti uno può anche dire io semplicemente voglio sciogliere tutto, non c'è mica niente di male. Ma mi sembra delle volte che alcune azioni che abbiamo intrapreso, alcune direzioni sostenute, siano state proprio propedeutiche a sciogliere e non a costruire, a dissolvere. Quindi può darsi che poi ci sia la volontà di dissolvere una serie di realtà. Bisogna vedere se queste realtà non vogliono essere dissolte, cioè, sai, non c'è niente di sicuro in questa vita. Senti, dalla redazione vengono dei contributi importanti, Riccardo. Mi stimola ovviamente una domanda che poi peraltro volevo già farti. Mi sembra che insomma non si sia molto parlato in questo livello di antiproibizionismo, che insomma è una battaglia che, anche se vogliamo prenderla in tono geografico, insomma mi sembra che fa parte della storia radicale. Sì, ma anche nel suo intervento ha proprio richiamato, ha ricordato come noi siamo per la legalizzazione e non per la liberalizzazione, perché io poi ho preso più anche nei miei interventi, a dire appunto perché siamo per la legalizzazione, è necessario fare un passo in direzione del potere legale all'interno del nostro movimento, perché visto che è vero che è un movimento carismatico, a parte carismatica, però è anche vero che è fortemente presente nella teoria l'idea che debba esistere una codificazione, un rispetto delle leggi, la Torah, la parola scritta, il Logos, altri argomenti sui quali non ho insistito tante volte. Quindi allora, cioè in qualche maniera potrebbe essere utile, anche per recuperare la credibilità nei confronti dei militanti, fare un processo, un procedimento di onestà. Senti Claudio, l'ultima domanda ti volevo fare sulla tua ovviamente attività di, diciamo, annosa, potremmo dire, di coordinamento un pochino, di collegamento delle varie realtà antiproibizioniste che fanno capo, magari a fare i partiti. Si parla purtroppo, non so perché, ma è così, tanto di grillini, anche il Comitato Radicale
di radici italiane. Ecco, per questi criteri tu pensi che si potrebbe realizzare un'interlocuzione su questa cosa che è l'antiprotezionismo? Guarda, io ho sempre aperto le cose che ho organizzato, le giornate in giro per tutta Italia, le ho sempre aperte a tutti senza fare assolutamente. Vuol dire che lì non una sola volta hanno fatto una cosa con me. A Perugia sono intervenuti, è intervenuto anche un esponente dei Grillini sulla legalizzazione principalmente delle droghe leggere, diciamo che era anche contrario all'estinzione delle droghe pesanti, quindi bisogna fare una cosa un po' diversa da quella radicale, però questo referendum da questa parte non può incidere in maniera diversa su droghe leggere pesanti, perché andiamo a toccare una legge e il referendum è soltanto obiettivo, non è equiparato di droghe leggere pesanti, perché non c'è verso. Per cui le stesse richieste che si fanno in questo referendum eventuale sull'argomento droghe non sono tutti mali, non sono tutti mali naturalmente, però servono a dire se c'è l'identità, capito? Se c'è l'identità tu a un certo punto paghi una multa e non viene arrestato, non viene buttato in carcere, e questo già non è una cosa da poco, più che altro serve, secondo me, più che arrivare veramente a farle vincere, serve a smuovere il dibattito pubblico, serve a fare la pressione su un eventuale governo, molto presto, sarà fra noi, capito? Quindi non è soltanto... Allora, con questo auspicio e questa cura d'Italia del governo che speriamo sia esorga e si materializzi fra noi, ringraziamo Lorena Sterzi per l'appuntamento ovviamente sui libri.gv, con la sua euforia, e mandare un messaggio a tutti quanti i web guidi ascoltatori di libri.gv. No, ciao! A posto, ciao!